Oggi vi parlo delle proprietà nutrizionali delle prugne. Bene, le prugne, oltre ad essere davvero gustose, sono anche un ottimo alleato della salute. Nello specifico parliamo delle prugne secche, che si possono trovare tutto l'anno. E dovete sapere che anche sono stati portati a termine dalla comunità scientifica numerosi studi che ne rilevano gli effetti benefici. E questo frutto essiccato ha ottenuto addirittura un'indicazione nutrizionale autorizzata dalla Commissione europea dopo 6 anni di ricerca e rappresenta uno degli alimenti necessari per una dieta sana ed equilibrata. Quindi, quali sono le proprietà nutrizionali delle prugne secche? Esse sono ricche di vitamina D, manganese, potassio, vitamina B6 e rame. Inoltre sono un'ottima fonte di fibra. Pensate che ogni 100 grammi di prugne secche hanno 8,4 grammi di fibre, una quantità davvero grande, che corrisponde a un quarto della quantità di fibre giornaliera raccomandata. Le prugne sono prive di grassi e di sale e il principale zucchero naturalmente presente nelle prugne si chiama sorbitolo. Quest'ultimo quasi non viene digerito dal nostro corpo e per questo finisce nell'intestino e aiuta a combattere la stitichezza, aiutando anche la salute digestiva. Inoltre le prugne secche hanno un indice glicemico controllato grazie alla presenza di una buona quantità di fibre e anche alla composizione degli zuccheri. Le prugne secche vantano proprietà anche energizzanti, toniche e depurative. Inoltre troviamo anche delle molecole molto interessanti, ovvero i polifenoli, che danno loro delle qualità antiossidanti. E ci troviamo anche della vitamina C che aiuta a favorire l'assorbimento del ferro. Il loro tipico colore viola invece è indice della presenza di antocianine, altre molecole naturali alleate per combattere le malattie cardiovascolari. E dovete sapere anche che le prugne possono essere utili proprio anche per supportare situazioni di osteoporosi. Infatti le prugne sono ricche di vitamina K, una vitamina che svolge un ruolo essenziale nell'assorbimento del calcio da parte delle ossa. E proprio un recente studio presentato nel corso del convegno Experimental Biology di Boston ha dimostrato che mangiare 4-5 prugne, ovvero 50 grammi al giorno, può avere effetti positivi sulla densità ossea. E inoltre le prugne danno senso di sazietà proprio a causa dell'alto contenuto di fibre e non creano problemi per il controllo del peso né producono effetti gastrointestinali. E ora qualche consiglio su quando e come mangiare le prugne durante la giornata. Ecco alcuni consigli. Innanzitutto le puoi consumare a colazione. Una porzione di prugne secche, tipo 3 o 4 prugne, magari aggiungendole allo yogurt, e le puoi utilizzare anche come spezzafame, quindi come uno spuntino, e le puoi anche utilizzare in ricette salate, per esempio in una zuppa con dei fagioli. Le puoi frullare e inserire nei tuoi smoothies o frullati e inoltre, per esempio, sono ottime anche abbinate a ricette salate, ottimo abbinamento con il prosciutto crudo. Quindi impara a usare anche questo altro alimento utile per migliorare la tua salute. Bene, per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo podcast, continua a seguirmi sul blog www.mangiasano.me. A presto!